Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti, saluto anche chi è collegato, coloro che sono qua in presenza. Questa mattina con questa conferenza stampa vogliamo presentare ATLAB, che sarà appunto presente nella nostra regione l'11 e il 12 aprile, quindi avremo l'onore di ospitare questo importante appuntamento che riguarda proprio il mondo della cultura, una piattaforma ATLAB, quindi ringrazio anzi qui la Fondazione Fitzcarraldo che diciamo è tra i promotori di questa piattaforma, insieme ovviamente anche ad altri partner, tra cui la Regione Marche. È un momento importante e quest'anno sicuramente viene fatta proprio a Montalto delle Marche. Montalto delle Marche, come sicuramente voi saprete, è il borgo della nostra regione che si è aggiudicato il bando del PNRR sull'attrattività dei borghi, la linea A. Quindi sono in realtà altri 19, quindi 20 in totale in tutta la nostra Italia, insomma, che sono giudicati questo importante riconoscimento. Quindi con il suo progetto, che è appunto il progetto Metro Borgo. Sarà un'occasione importante quella di ArtLab perché saranno presenti i maggiori esponenti della cultura italiana. Ed è un momento per dialogare, per discutere, per approfondire le politiche culturali, per appunto confrontarsi sempre nel segno dell'innovazione. E su questo sicuramente ArtLab ha fatto negli anni un lavoro importante e significativo, anche perché noi come Regione Marche siamo assolutamente convinti proprio che la cultura rappresenti un elemento di sviluppo importante proprio per i nostri territori, sia da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale e quindi ovviamente anche da un punto di vista culturale. E, tra l'altro, proprio quando ci siamo visti a Bergamo, che è stata la precedente edizione proprio di ArtLab lo scorso settembre, come Regione Marche, noi abbiamo presentato una delle nostre innovazioni principali in ambito culturale, che è appunto la figura della direttore di rete, perché abbiamo costituito queste reti culturali nel nostro territorio e quindi sicuramente ecco, questa nostra innovazione sarà anche un modo per dialogare, per confrontarsi in questa circostanza. ArtLab ha avuto anche il patrocinio da parte della conferenza delle regioni, quindi c'è un riconoscimento anche da parte del Ministero della Cultura, insomma, tutte quelle che sono le massime autorità in questo settore. E quindi ecco, io ringrazio in maniera particolare ecco, la Fondazione Fitzcarraldo per questa opportunità e do ovviamente la parola in questo caso al padrone di casa, che è il sindaco di Montalto delle Marche, Daniele Matricardi, che appunto ci ospiterà nel suo bellissimo borgo. Grazie. Grazie, Assessore, buongiorno a tutti. Tanto ringraziamento alla Regione Marche per il sostegno continuo rispetto a questo progetto così importante e impegnativo, e la sinergia, insomma, istituzionale è fondamentale. Anche questa organizzazione, l'organizzazione di questo evento così importante insieme, testimonia che funziona bene la filiera delle collaborazioni istituzionali. Io innanzitutto devo dire che sono veramente felice e orgoglioso che l'11 e 12 aprile a Montalto ospiteremo ArtLab. ArtLab è un evento nazionale, uno dei più importanti, quello più importante nell'ambito culturale, perché è capace di mettere insieme i vari attori, quelli istituzionali, ma anche e soprattutto quelli privati e i vari insomma, attori che orbitano intorno al mondo della cultura, che è qualcosa di molto vasto e che va visto nel suo insieme per capire la potenzialità che ha e che può avere anche negli sviluppi, come nel nostro caso, negli sviluppi di rigenerazione dei borghi. Io ho avuto il piacere di essere ospite a alcune edizioni di ArtLab e lì è nato un po' il rapporto con Ugo, con tutta la struttura di ArtLab e con Fitzcarraldo, la fondazione. E abbiamo cominciato a ragionare sul fatto che poteva essere molto importante ragionare tutti insieme rispetto a questa misura così particolare, così unica, che ha visto un borgo per regione avere un'assegnazione di risorse importanti per il progetto globale di rigenerazione urbana,
però non solo sociale, culturale, economica, ma base culturale. Qualcosa di, come dicevo, completamente nuovo che merita un'attenzione continua nello svolgimento e nello sviluppo, perché non è un progetto che prevede solo esclusivamente cantieri fisici, anzi, quello che dico spesso, che sono forse più importanti quei cantieri immateriali, quelli che impattano sulle comunità, sullo sviluppo e sulle dinamiche all'interno di questi borghi. Quindi è importante anche con gli interlocutori darci degli strumenti anche nuovi per valutare, per progredire nei nostri processi all'interno dei nostri progetti e per mettere insieme un po' quelle che sono le difficoltà e trovare le soluzioni comuni. E per cui è nata l'idea di fare un'edizione di Art Lab proprio incentrata su queste tematiche. Devo dire che eravamo convinti che potesse essere qualcosa di opportuno e necessario un po' per tutti quanti, ma le presenze, le adesioni e le collaborazioni che sono nate intorno a questa idea ci confermano che l'intuizione era giusta, ed oggi siamo veramente soddisfatti di vedere che abbiamo l'adesione di 19 comuni che vengono da tutta Italia, quindi anche con un impegno in questo momento storico dove le cose da fare nei piccoli borghi sono tante. Verrà tutta la struttura di missione del MIT, qualcosa di veramente eccezionale che ci onora, no? Perché avere tutta la struttura ministeriale a Montalto e la Regione Marche, proprio per parlare di questi temi così attuali in questo momento storico, è qualcosa che ci onora. Ma non solo, l'ANCI sarà presente come protagonista, infatti insomma, ha collaborato anche a redigere il programma, a pensare insieme quali erano le azioni più utili. E poi abbiamo una serie di partner privati importanti, di stakeholder privati, di grandi aziende, grandi gruppi nazionali che si sono messi a disposizione per ragionare insieme su come creare delle sinergie pubblico-private per potenziare un po' questa misura. Io devo dire che quello un po' che mi aspetto da questo primo incontro è di iniziare a creare una rete continua tra i 21 borghi. Credo che il lavoro in sinergia possa veramente dare la risultanza che ci si aspetta da un gioco così importante. Nasce come l'idea di creare progetti piloti. Quindi tutti insieme possiamo lavorare affinché non tutte le progettualità che stiamo mettendo in campo siano poi trasferibili, ma che tante di quelle che mettiamo possono essere modelli per altri borghi che stanno iniziando processi di questo tipo. Quindi una sinergia tra i 21 borghi secondo me è molto, molto importante, e avremo l'occasione di vivere anche direttamente quelle che sono le difficoltà nei piccoli borghi, perché sennò nel tema dei borghi, di dare i borghi, e spesso no, facciamo le discussioni, però se le andiamo a fare in uno di questi borghi, secondo me abbiamo ancora di più la percezione di quello che è necessario, di quello che serve e delle difficoltà reali che si incontrano. Devo dire, la prima, e non la nego, è stata logisticamente mettere insieme così tante persone a Montalto, quindi ci siamo già cimentati in un'azione attiva di risoluzione di difficoltà e di problematiche. L'altro aspetto, come accennavo prima e ci tengo particolarmente, è far capire un po' a tutti gli attori di questo processo che non solo la parte materiale è importante, sì certo dobbiamo rendicontare, dobbiamo spendere le risorse dei progetti previsti, ma lo dobbiamo fare in maniera intelligente, non dobbiamo fare il semplice compitino, ma dobbiamo fare in modo che questa occasione rimanga veramente come leva futura dei nostri territori, e quindi dobbiamo in particolar modo fare attenzione alle comunità. Proprio per questo motivo noi abbiamo voluto in comunità preparare un'installazione urbana all'interno del borgo con la collaborazione di Francesca Tiglio, che è stata un fotografo che è venuto a contatto a fare presenza artista del 22 per fotografare la comunità all'inizio di questo percorso, con la collaborazione dell'Università di Camerino, con la facoltà di design, abbiamo allestito questo percorso urbano dove c'è la comunità presente. La comunità che accoglie le delegazioni, ma la comunità che partecipa attivamente a quello che avviene nel borgo. Quindi questo aspetto sarà uno dei temi che in particolar modo porterò sul tavolo di discussione, perché è un aspetto che man mano che il processo va avanti si rende sempre più importante, sempre più primario rispetto anche a tutta la progettazione. Quindi non mi dilungo, lascio la parola a Ugo che ci darà i dettagli dell'organizzazione, di quello che in questo percorso di arrivo ad Art Lab Montalto è accaduto e di come è stato poi percepito anche all'esterno come evento. È qualcosa di nuovo e quindi siamo felici di essere impegnati in questo percorso. Quindi grazie a tutti, lascio la parola a Ugo. Prima facciamo la tua salita. No, no, no.
Magari lui chiude, forse. Va bene, grazie Sindaco. Allora, i complimenti per questa iniziativa. Buongiorno a tutti. Saluto ovviamente l'assessore Biondi e Ugo Baccella. È un appuntamento importante per la Regione Marche, perché Art Lab ha un respiro nazionale ed è un luogo che da sempre è, diciamo, ideale per il confronto, soprattutto sulle politiche culturali. In una regione che per caratteristiche fisiche, amministrative e soprattutto di volontà politica dà molto spazio a quello che è il borgo, con una legge regionale dalla numero 29 che valorizza la regione Marche attraverso i borghi. Quindi quale meglio occasione di ospitare l'evento dei borghi nazionale che si fa a Contatto delle Marche, dove Contatto delle Marche è risultato vincitore di questa linea. È una sfida a livello nazionale, perché non nascondiamoci che le difficoltà di gestire, spendere, realizzare, attuare una misura che pesa 20 milioni di euro su piccoli borghi è una bella sfida, ma devo dire che come regione siamo fortunati, perché il borgo di Contatto delle Marche in questo si è dimostrato sempre molto attivo, operoso. Questo appuntamento, dicevo, è importante, tant'è che la Regione Marche riunirà il proprio osservatorio regionale della cultura proprio in questo borgo a Montalto, dove i grandi esperti che abbiamo la fortuna di avere nel nostro osservatorio regionale della cultura si confronteranno su tematiche. Quindi quale migliore luogo di confronto sulle politiche culturali, che possono avere anche una risorsa e uno sviluppo e un risvolto economico, anzi lo devono avere sia nella visione di questa specifica misura, ma soprattutto in quella che noi intendiamo proprio lo sviluppo a base culturale, quindi anche come Regione Marche. Non a caso nella riorganizzazione anche recente della Regione Marche abbiamo visto il settore beni e attività culturali inserito proprio nella direzione delle attività produttive e imprese, proprio perché si vuole dare questa spinta ulteriore al rilancio di questi bellissimi territori da valorizzare ancora di più attraverso delle misure specifiche, quindi dalle imprese culturali e creative alle attività specifiche che vanno a valorizzare il borgo di Montalto Marche come tutti i borghi della nostra regione e, perché no, con questo bellissimo confronto a livello nazionale, dove avremo la possibilità di confrontarci anche con i colleghi dirigenti delle altre regioni italiane, visto che sarà l'occasione Art Lab giusta per ospitare il coordinamento tecnico della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni. Quindi, come vedete, degli appuntamenti veramente importanti. Bene. Grazie. Lasciamo adesso la parola a Ugo Baccella, visto che chiudiamo in bellezza. Ho davvero poche cose da dire, perché hanno già detto tutto chi ha parlato prima di me, e per cui vi posso permettere, confermo ovviamente, vediamo come andrà a finire, che risultati produce, però le premesse sono ottime, perché avere praticamente tutti i borghi, tra l'altro i borghi, cosa non irrilevante, fa parte di questo modo di lavorare di Art Lab che avete colto. Infatti mi diverto sempre molto quando sento altri parlare di Art Lab che non sapevano, come l'assessore Biondi 5 anni fa, cosa fosse, o 3 anni fa, poi sono entrati dentro e hanno, l'avete colto che non era una parola di circostanza. Perché Art Lab, molto semplicemente, non è meglio o peggio di altro, vuole essere un po' diverso. In che senso? Che mancano in Italia molte occasioni di dialogo. Ci sono un sacco di vetrine in cui legittimamente ognuno espone le proprie posizioni, fa prenegoziazione, fa capire un'amministrazione pubblica, un'impresa privata dove vuole andare a parare, e lo dice il pubblico. Mancano molto le occasioni di dialogo vero, fuori dalla negoziazione. Sono molto importanti, perché per chiunque, che sia un'impresa o un'organizzazione culturale, discutere a un tavolo, in pubblico,
all'assessore Biondi o alla direttrice Tisi, questo tipo di programma non funziona e non si fa, non si usa fare, non sta neanche tanto bene farlo, si può fare, però l'esercizio tra la critica positiva e quella che può sembrare invece altro, una critica invece dovuta a altre ragioni, ci manca poco. Questo è in generale, e questa distanza tra chi ha la responsabilità di disegnare i programmi, disegnarli, di decidere non solo quanti soldi dare, ma per che cosa e quali sono le priorità e in che forme darli, la discussione tra chi lo deve decidere, che sia un'amministrazione pubblica, una fondazione di origine bancaria, un mecenate o un'impresa che fa sponsorizzazione, tutte posizioni molto diverse, il dialogo tra tutti questi soggetti e i, chiamiamoli, beneficiari, quelli che ricevono risorse per sviluppare un'attività culturale e sociale, questo dialogo fuori dalla negoziazione non c'è. È venuto, c'è sempre stato poco, manca moltissimo, come credo converrete, manca molto in Italia in questo momento dappertutto. Non è che manca nella politica, manca... No, basta vedere solo le elezioni di Confindustria per dirne una, si vede che c'è questo problema di difficoltà di parlarsi chiaro, di avere posizioni, di trovare una convergenza, però avendo espresso ognuno le proprie, capito le posizioni dell'altro e spiegato perché è importante un determinato programma obiettivo. Allora, il club è nato quasi 20 anni fa per questo, con l'idea di mettere intorno ai tavoli, infatti al club ha molto spesso, ha sempre pochissime sessioni plenarie e ha moltissimi tavoli di lavoro, dove il tavolo di lavoro, a Montaldo ci saranno dei tavoli di lavoro con 40-50 persone, quindi è una concezione di tavolo molto ampia. Però il tavolo di lavoro, e così vi parlo di Montaldo, i tavoli del secondo giorno, quelli del primo giorno è una plenaria, ma è un grande tavolo di lavoro. È un tavolo di lavoro in cui le 10 persone che lavorano al Ministero della Cultura, al PNR, attraverso dei borghi, ma anche altre linee di programmi cultura del PNR, vedrete nel programma in sessioni di 45 minuti, ogni volta parleranno per 10 minuti, un quarto d'ora, dicendo qual è il loro punto di vista, dove siamo, la soluzione, e la rimanente mezz'ora è domande, risposte e interlocuzioni. Lì dentro ci sta benissimo, anche se qualcuno mi ha detto questa ragione Marche, insomma, ad Arlaba, cominciamo un po' a esagerare, perché ci sta molto bene lì dentro una sessione in cui le due regioni, abbiamo pensato a Marche e Puglia, e non perché siamo nella Marche, spiegheranno qualcosa che altre regioni non hanno ancora fatto, si accingono a fare, gli piacerebbe ma non sanno ancora bene come fare, che è una cosa molto semplice. Siccome è facile parlare male e criticare uno sport diffusissimo, siccome in questo caso invece è un'ottima iniziativa, cosa ha fatto Regione Marche e Regione Puglia? Hanno provato a mettere insieme diverse risorse, quindi le risorse PNR, la programmazione 21-27, i bilanci ordinari, alcune attività specifiche non direttamente di tipo culturale, i poli per la digitalizzazione, e hanno provato a dire, ma queste cose se le vedessimo tutti insieme e le facessimo interagire, non ci guadagnerebbe un miglioramento dell'offerta per i cittadini, non ci sarebbero più scambi tra operatori culturali che abitano. Questo vale in particolar modo per i borghi, perché non è che Montalto da solo tra 8 anni può pensare, passati i 20 milioni, passati gli entusiasmi, passati i sindaci, perché per quanto la legge ti impedisce di, tra 10 anni di essere ancora sindaco, quindi se in prospettiva dovranno integrarsi con molte altre realtà, e quindi per questo abbiamo aperto dentro quella giornata plenaria una finestra per presentare due casi di regione che hanno provato a dire, al di là appunto del specifico ambito, settore eccetera, come possiamo integrare gli interventi. Secondo giorno, gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro, lo vedrete nel programma, sono 3.
connettività digitale, ambiente mobilità e turismo cultura. E funzioneranno con, a seconda un po' diversi gruppi, in alcuni casi saranno i comuni a aprire la discussione, nel caso connettività digitale spiegheranno quali sono i loro problemi, sia di connettività, sia di servizi, prodotti e servizi digitali che potrebbero essere realizzati e le condizioni per farlo, e dialogheranno con l'impresa. Ambiente e mobilità, come potete, energia e mobilità, ambiente, affronterà questi temi, soprattutto con operatori nazionali, perché ovviamente è difficile pensare che ogni singolo borgo, forse ce la può fare a Montalto, ma in Sicilia, dove il borgo che è stato prescelto non ha neanche un abitante, è abbandonato da non so più quanti anni, 20 anni credo, 25 anni, capite che immaginare che sia un singolo comune di poche centinaia di abitanti che fa le gare e fa un piano per la connettività o la mobilità per portare le persone da altre parti lì e per farle muovere lì, è un po' difficile che lo possa fare da solo. Se si riesce a trovare delle forme di armonizzazione e di coordinamento tra i borghi, ne guadagnerebbero tutti. Il terzo gruppo è cultura e turismo. In questo caso abbiamo pensato di portare, di far aprire la discussione a alcuni soggetti che hanno diciamo che hanno iniziato a fare quello che nel caso Montalto ha avviato, e abbiamo scelto delle circostanze simili, perché non è che possiamo dire a Borghi semi disabitati con 200 abitanti portarli come modello San Gimignano o Urbino, ovviamente, per cui abbiamo scelto dei piccoli comuni, ad esempio cultura e turismo, il primo che aprirà le danze è il comune di Sauris, che è un comune di 380 abitanti, all'estremo della Carnia, proprio più a nord non si può, che è un comune in cui una rete di imprese, di una quindicina di imprese piccole locali, ha sviluppato un progetto di sviluppo turistico a base culturale, come si suol dire, di quel territorio, di quel comune, che è talmente, effettivamente è talmente bello e copre talmente i 360 giorni, ma non ha trasformato questo borgo alpino in una specie di isoletta felice per ricchi turisti, ma lo ha legato al ripopolamento e a misure che hanno portato lì piccole imprese artigiane e attività culturali. Tant'è che questo borgo nel 22 ha vinto, è stato scelto dall'UNESCO come uno dei 32 borghi al mondo, villaggi che ha saputo meglio conciliare lo sviluppo turistico con le tradizioni. Vi faccio questo esempio proprio per essere molto, far capire cosa succederà. E così ci saranno altri esempi, non è tutto all'insegna del piccolo e bello, perché il piccolo e bello non è detto che faccia crescere, per cui ad esempio nel gruppo cultura e turismo c'è Costa Entertainment, che gestisce dagli acquari anche quello qui più vicino qui, poi numerosissime attività culturali e anche non culturali in altri borghi. In questo caso si partirà da quello che è stato fatto in alcune realtà nel gruppo cultura e turismo, per poi dare la parola ai sindaci e alle delegazioni dei comuni. A fine giornata si restituirà in pochi minuti che cosa è successo in questi gruppi e si diranno i prossimi passi, si decideranno i prossimi passi. Questa è un'altra caratteristica, scusate se sono così pedante, per cui abbiamo chiaro dov'è che ci piacerebbe andare, ma se voi dite ci fate vedere il comunicato finale di Art Lab, mi dispiace, lo scriviamo la sera prima, neanche, lo scriviamo, guarda, se volete, a mezzogiorno e 30, mezz'ora prima delle conclusioni, è fissata una riunione tra Ministero, ANCI, Regioni e due o tre sindaci per decidere quali saranno i prossimi passi, sulla base di quello che si è discusso lì, per fare dei passi audaci ma ragionevoli. Bene. Grazie. Ci sono domande? Grazie. Perfetto, penso di sì. Grazie, benvenuti a tutti. Grazie. Vi aspettiamo a Montalto.